state vedendo qui le slide oppure i link ai codici GitHub e cose del genere, sarà tutto pubblicato ovviamente nei prossimi giorni, appena il regista, diciamo, avrà tutto il materiale, e sarà pubblicato sicuramente sul sito, quindi sul sito, sui canali social dell'associazione napoliblockchain.it. Questa è la cosa. Adesso abbiamo invece una bella presentazione, un po' più divertente, di Michele, che ci parlerà più o meno come riuscire a capire se una criptovaluta o una blockchain, adesso, Michele, se una blockchain è uno scam, una truffa, 99,99%, oppure no. Okay, quindi se state buttando i vostri soldi, sì, oppure sì, Ok, mi state buttando. perfetto. Passo la parola a Michele. Ok, salve a tutti, io sono Michele Capuzzo, vediamo subito praticamente di cosa mi occupo, ma prima vi faccio una domanda. Chi in questa stanza ha comprato almeno una volta qualche criptovaluta? Ok, perfetto. Chi non ha alzato la mano, secondo me, è stato più fortunato perché stiamo osservando un periodo di mercato piuttosto turbolento, diciamo, non solo sul mercato delle cripto, ed è quello che andiamo a vedere, anche perché scambiando qualche rapida parola poco fa, c'è chi è entrato nel mercato nel 2020, 2021, 2022. Quest'anno è stato di ulteriore ribasso, almeno fino a questo momento, c'è una lieve ripresa, però come vedremo ci sono dei collegamenti e dei fattori che influenzano il tutto. Di cosa mi occupo? Vediamo come evitare delle truffe nel mercato cripto, perché come detto prima dal professore, cosa potrebbe andare storto se ci sono dei fattori umani all'interno di tutto il meccanismo? Praticamente tutto. Perché sono nate un sacco di truffe ad ogni ciclo di mercato, perché parliamo dei cicli di mercato di Bitcoin e di tutto il resto, e puntualmente chi inserisce denaro all'interno di alcuni meccanismi purtroppo non assiste nemmeno ad una perdita di valore, magari un abbassamento del valore del proprio investimento, bensì perde tutto, come negli esempi in cui vediamo. Io sono Michele Capuzzo e mi occupo di creazione di contenuti e di campagne di digital marketing. Quindi prima abbiamo parlato anche, per esempio, dei dati di Facebook e del fatto che noi stessi siamo il prodotto per le piattaforme social e sul web, e io mi occupo anche di campagne di comunicazione che vanno verso obiettivi relativi alle aziende che permettono poi in questo caso di fare delle vendite. Ho un canale YouTube che si chiama come me ed è parte come Tech TV, quindi canale di tecnologia, dove parliamo anche di criptovalute, sia di elettronica di consumo, quindi smartphone, computer e di soluzioni di pagamento nel corso degli anni, quindi conti smart, che possono essere ottime soluzioni per la gestione del denaro al posto di pagare commissioni inutili all'ottica bancaria, cosa di cui Bitcoin, tra le sue funzionalità, prende spunto. E di fatto abbiamo approfondito nel corso degli ultimi anni anche dei tutorial proprio per acquistare e gestire criptovalute, ma anche proprio di singoli progetti. E vedremo poi più avanti che non conviene, me compreso sul mio canale, informarsi solo magari tramite YouTube o influencer che ci sono appunto sul web. Questa presentazione è sotto NFA, quindi significa in inglese Not Financial Advice, quindi non ci sono consigli finanziari, non bisogna prendere alcuno spunto rispetto a quello che dico perché nessuno sa il mercato in che direzione andrà. Potrebbe crollare tutto domani mattina e chiunque ha alzato la mano poco fa perdere il controvalore in moneta fiat del suo investimento. Già fatto, quindi molto bene. Allora, partiamo con qualche logo. Qualcuno riconosce queste piattaforme? Le ha mai viste? Sì. Qualcuno no? Cyberfund su degli schemi Ponzi, di fatto. Per chi non lo sapesse, uno schema Ponzi consiste in un meccanismo tramite il quale io creo questo schema, uno schema piramidale. La prima fila entra dopo di me, quindi creiamo il secondo livello di piramide con del denaro e io comincio ad ottenere dei rendimenti dal loro investimento. Non c'è nessun sottostante, non c'è nessun prodotto di valore, non c'è nulla al di sotto, se non il fatto che nuove persone puntualmente devono inserire denaro in questo meccanismo. Così facendo, chi è entrato prima guadagna dei soldi. E sembra tra l'altro di guadagnare senza fare nulla, sogno di chiunque. Purtroppo non funziona così. Chi arriva dopo o magari non sa come gestire meccanismi di questo tipo, purtroppo perde tutto, proprio perché non c'è un investimento, un controvalore specifico, ma di fatto qualcuno scappa con i soldi, quindi da 100 andiamo a 0, da 1000 andiamo a 0, quello che sia. Andando avanti, sull'ottica cripto, c'è Terra Luna.
qualcuno ride, peggio ancora, vediamo anche come ha funzionato, qual è stato il meccanismo che ha portato all'implosione di una truffa da miliardi di dollari che sfortunatamente non ha portato vantaggi se non a chi l'ha creata o a chi ci ha investito. E poi in ultimo c'è FTX, che era il secondo exchange crypto a novembre per volumi, quindi la seconda piattaforma più grande al mondo che gestiva l'acquisto e la vendita di numerose criptovalute, con la possibilità anche di fare operazioni in leva, quindi prendendo in prestito del denaro e creando appunto posizioni molto più rischiose sull'oscillazione di prezzo di vari tipi di criptovalute. Tutte queste si accomunano perché sono andate a zero di fatto, e il primo è un esempio di progetto cripto che non aveva nulla di cripto, quindi persone, ho avuto anche a che farci sfortunatamente in prima persona, che hanno inserito denaro perché hanno visto che amici inserivano denaro e ovviamente guadagnavano, andavano al bancomat a prelevare con la carta Binance in questo caso, che permetteva di convertire stablecoin in denaro contante che acquisiamo dal bancomat, di conseguenza senza fare nessun tipo di ricerca, senza capire bene che cosa era questo servizio, questa piattaforma, che poi ha avuto un rebranding in Hyperverse perché a un certo punto c'è stata l'esplosione nell'ottica metaverso quando Facebook è diventato Meta, cosa che ha portato speculazione su tutto il mercato, anche cripto, mentre gli altri due progetti sono più dentro il mondo delle criptovalute. Uno è un exchange, quindi è la piattaforma che utilizziamo per comprare i Bitcoin, gli Ethereum, quello che sia, Ether per la precisione, o le altre criptovalute. L'altra è un progetto specifico, cioè una criptovaluta che era possibile acquistare, che aveva al suo interno anche nell'intero progetto una stablecoin, che si chiamava UST. Una stablecoin, alcuni lo sapranno, è una criptovaluta che in teoria nel suo funzionamento dovrebbe avere sempre lo stesso valore, quindi è stabile, come suggerisce il nome. Doveva valere sempre un dollaro. C'era un meccanismo che gli faceva mantenere questo controvalore, si poteva scambiare anche per altre criptovalute come se valesse un dollaro, però quando il sistema di acquisizione di nuovi utenti o comunque di capitali che entravano all'interno ha cominciato a scarseggiare, è venuto tutto giù. Di conseguenza ha perso il peg col dollaro, si dice, ovvero non valeva più un dollaro, è cominciato a scendere piano piano nel giro di due giorni da un dollaro, è arrivato a 0,90, 0,80, fino ad arrivare a sotto il centesimo praticamente, che per chi magari ci aveva messo 10 euro significava che non aveva 9 euro, 8 euro, diciamo che eravamo vicini allo zero. Ragioniamo sul perché e su come sono arrivate queste piattaforme o queste possibilità e come capire anche in che momento ci troviamo di tutta la storicità del contesto di cui abbiamo parlato. Perché stamattina di cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che cos'è il Bitcoin, qual è il suo valore aggiunto, è stato anche citato come sistema di pagamento, possibilità di trasferire valore senza intermediari. Il Bitcoin è nato nel 2009, dopo l'implosione di Lehman Brothers, un crollo azionario gigantesco che ha portato soprattutto in America, ma tutto il mondo in una recessione economica. Questo significa, diciamo, problemi per tutti, per chiunque, dai grossi imprenditori a chi cerca lavoro per la prima volta. È un meccanismo tramite il quale di fatto tutta la società soffre, e di conseguenza venne l'idea a Satoshi Nakamoto di creare un sistema di pagamento indipendente. Indipendente da cosa? Dalle monete che utilizziamo normalmente, quindi euro, dollari, yen, le monete fiat, le definiamo così, e sono le monete regolate da un ente centrale, da uno Stato, che vengono poi utilizzate ovviamente nell'arco della nostra vita, ci abbiamo a che fare tutti i giorni. Il Bitcoin non ha un valore ben definito, siamo ancora attualmente in una fase di price discovery, si dice, ovvero stiamo ancora cercando di capire quanto potrebbe valere, perché il numero di Bitcoin che esisteranno nella totalità quando finirà il processo di mining è ben definito, di 21 milioni e non ce ne saranno più, quindi è limitata. Qui ci sono dei numeri che ovviamente non condivido assolutamente, li abbiamo messi perché c'era questa proiezione, viene fatto il riferimento al ciclo dell'halving. L'halving è il dimezzamento dell'offerta, ogni volta che viene risolto un blocco viene dato un premio ai miniatori, ai miner di cui abbiamo parlato prima. Esistono una serie di pool, quindi grossi agglomerati di miner che poi si dividono tutta la remunerazione relativa alla blockchain di Bitcoin. Nel 2012 c'è stato il primo halving, nel 2016 il secondo, il terzo nel 2020, quando eravamo chiusi da circa due mesi nell'arco della pandemia, e poi nel 2024, l'anno prossimo, non mi ricordo, tra marzo e maggio, dovrebbe esserci comunque il quarto halving. Ogni volta che che c'è un halving da parte di Bitcoin, dove vediamo dove iniziano queste fasce, vediamo che effettivamente il prezzo comincia a risentirne in modo molto pesante, perché la scala che stiamo vedendo qui non è
diretta, vediamo che incrementa ogni volta di 10 volte. Quindi non parliamo di un raddoppio del prezzo, ma vediamo il prezzo passare nell'arco di 2 anni magari da $10 a un $300-400, quindi 40 volte un incremento di prezzo. Qui ci sono i moltiplicatori, l'innalzamento del valore dall'inizio della colonna che vediamo colorata alla fine, ovvero quello il picco di mercato, che di solito avviene l'anno dopo, alla fine dell'anno dopo dell'halving. Quindi nel 2024 ci sarà l'halving, la proiezione, che ovviamente, ripeto, non ha alcun valore nominale, sono numeri che potrebbero essere tranquillamente buttati al caso, indica che per fine 2025 o all'inizio probabilmente del 2026 dovremmo raggiungere il successivo picco di mercato. Ci sono però dei meccanismi al di fuori dell'intero ciclo di halving di Bitcoin che hanno influenzato, lo vediamo da una serie di dati, l'andamento del prezzo. L'hanno influenzato fino ad oggi, domani potrebbe cambiare tutto, come ho detto prima. Potremmo andare all'infinito, potremmo andare a zero. Sappiamo comunque che, numeri alla mano, la storicità ci dice che ad ogni ciclo di halving c'è stato un incremento molto pesante del prezzo, che però ogni volta, come vediamo, da 93 passa a 30, e nell'ultimo ciclo arriviamo a 7.8 volte il prezzo del giorno dell'halving. Ed è l'incremento di prezzo fino al massimo storico, prima o poi che il mercato attraversi una pesante fase ribassista che porta il Bitcoin a perdere circa l'80-90% del valore. Significa che chi compra di fatto verso la parte alta assiste a una sua svalutazione, sempre in controvalore in moneta fiat, chiaramente, dell'80-90%. Molte persone, non avendo una preparazione, non avendo mai visto da vicino il mondo degli investimenti, magari rimangono un po' confuse da questo meccanismo, perché chiaramente è come se ogni giorno prima ho un controvalore di 100, il giorno dopo ho 85, perdo il 15% in 24 ore, non capisco cosa sta succedendo, di conseguenza sono in preda alle emozioni, non riesco a capire come devo gestire tutta l'operazione se l'ho fatta in ottica investimento. Avere piena conoscenza dello strumento in cui si è investito permette di fare completamente la differenza tra riuscire a trarre profitto da questo meccanismo o, in questo caso, perdere molti dei propri soldi. Alcune persone, come nei progetti che abbiamo visto prima, purtroppo hanno perso i risparmi di una vita, hanno visto completamente rivoluzionata la loro vita, perché di fatto, non avendo gestito bene anche il rischio dovuto a un investimento in criptovalute, non erano pronte al tipo di emotività che questo settore di fatto porta lato monetario, e quindi si sono rovinate. C'è anche chi ovviamente ha fatto dei profitti incredibili, quindi ogni tanto sentiamo parlare del tizio che è diventato ricco con i Bitcoin, va comunque capito e contestualizzato in base al momento di mercato. Una persona che aveva studiato magari e poi si è attenuto alla strategia, chiaramente i cicli di mercato, è riuscita chiaramente a sfruttare e tenere duro in questo frangente, per esempio nel ciclo precedente, e poi vendere non al picco chiaramente, ma nella fase conclusiva del mercato rialzista, quindi verso la fine del 2021, per poi magari ricomprare nelle fasi ribassiste, perché l'anno successivo fino ad oggi è sempre stato un anno ribassista. L'anno lo abbiamo vissuto con diversi eventi che hanno, diciamo, cambiato anche la nostra percezione. C'è la guerra, c'è l'inflazione, oggi al telegiornale si parla di tassi di interesse e tante altre cose che di fatto influenzano non solo il mercato delle criptovalute, ma andiamo a vedere, sempre con l'aiuto del puntatore che ci potrebbe dare una mano. Ok, forse, ok. Vediamo che il tipo di grafico, anzi i periodi relativi all'innalzamento, possono essere paragonati, non sono uguali chiaramente, questo è l'S&P 500, che è il principale indice azionario americano. Viene preso come riferimento dalle borse mondiali come appunto un indicatore dell'economia globale. Quando questo indice scende abbastanza pesantemente, diciamo che i mercati di tutto il mondo scendono, e allo stesso modo ovviamente anche il prezzo del Bitcoin. Ma lo vediamo qui sopra, ovviamente sembra una piccola curva perché stiamo utilizzando una scala di misurazione rispetto a valori inferiori al dollaro. Qui ovviamente abbiamo una scala differente, vediamo nel 2015 l'S&P era a 2100 punti, è arrivato a 4.800, oggi siamo circa sui 4.000, però ovviamente notiamo che la scala è differente. C'è un grosso periodo di rialzo dopo il crollo del Covid del 2020. Allo stesso modo, se guardo questo grafico, vedo che c'è una grossa caduta qui nel 2020, esattamente un mese, 2 mesi prima dell'halving, e poi c'è questa fase rialzista che però è uguale in termini di direzionalità rispetto a quella lì dell'indice azionario principale. Ovviamente però c'è una differenza.
i soldi che sono messi su questo indice in termini di migliaia di miliardi di dollari sono nettamente di più rispetto alle cifre e almeno alla capitalizzazione del mercato cripto che abbiamo visto negli ultimi anni. Di conseguenza, lo stesso afflusso di denaro sposta il prezzo su questa scala molto di più rispetto a quella che vediamo sull'indice azionario globale. Ovviamente anche il rischio è differente. Se investo in criptovalute, la mia tolleranza al rischio è enorme, sono disposto teoricamente a perdere tutto, anche se in realtà non è così, perché poi si agisce in preda all'emotività. Se investo in azioni, su un indice azionario collaudato che ha sempre portato ritorni annualizzati negli ultimi 100 anni, ovviamente la mia tolleranza al rischio sarà inferiore, dipende anche dall'esperienza che ho. Ad ogni modo, vediamo che c'è stata questa grossa fase rialzista in entrambi i casi. A un certo punto arriviamo alla fine, gennaio 2022, l'S&P 500 tocca il massimo, Bitcoin tocca il massimo nel novembre 2021, in linea a quello che è stato più o meno la storicità fino a questo momento. Il rialzo però è stato inferiore, come vediamo. Cosa è cambiato da questo momento in cui sembrava tutto nero, era la fine, stessa cosa anche sul campo delle cripto, a quello lì che ci ha portato al picco? È cambiato il quantitativo di soldi che esistono. Quindi, i soldi, il denaro che abbiamo, è ovviamente digitale, ce l'abbiamo sul conto corrente, ce l'abbiamo come forma contante, lo spostiamo in grandi dimensioni tramite bonifici. Se qualcuno qui va in giro con le 24 ore con 100.000 euro dentro, dopo ci parliamo, però comunque per le grosse somme non facciamo altro, come indicato nella blockchain di Bitcoin, che fare un trasferimento da un account all'altro. Nel 2020 siamo rimasti tutti quanti bloccati, siamo rimasti a casa, le attività commerciali hanno chiuso e chi un po' di meno ha ricevuto degli incentivi economici. Qualcuno ha avuto lo stipendio, chi aveva l'attività ha ricevuto delle sovvenzioni dallo Stato, perché di fatto senza lavorare era un po' difficile guadagnare e bisognava ovviamente far fronte alle spese da sostenere. Questa linea è il totale dei soldi stampati dalla Federal Reserve americana, che è la banca centrale americana. Se prendiamo i riferimenti alla banca centrale europea, che è quella che regola la moneta che tutti utilizziamo, il grafico potrebbe essere similare, non ha una storicità così lunga chiaramente, che l'euro esiste da dopo, dove inizia questo grafico. In grigio ci sono i periodi di recessione economica, e comunque anche i periodi di recessione economica, come vediamo, i soldi che esistono continuano ad aumentare. Di conseguenza, e indirettamente molto più complesso, abbiamo avuto anche un cambiamento nell'ottica inflattiva, quindi l'inflazione. Mia nonna comprava la casa con 10.000 lire, oggi con 5 euro compro 2 Coca-Cola probabilmente. Quindi, aumentando chiaramente tutto il denaro in circolazione, c'è anche un successivo riprezzamento degli asset. Infatti normalmente si investe per cercare di preservare il proprio potere d'acquisto, quello per cui si lavora. Qui c'è un ingrandimento, perché vediamo che la curva ha una certa direzionalità, però durante il Covid questa direzionalità, diciamo, la rigidità della curva viene enormemente incrementata. E si passa da un 15.000 in termini di quantità di migliaia di miliardi di dollari a 21.000. Quindi praticamente è come se la supply totale di dollari fosse aumentata praticamente del 30% e più. Di conseguenza, in teoria, se esistono più denari, le cose dovrebbero teoricamente aumentare di prezzo del 30%, perché le materie prime, gli immobili o comunque l'intero contesto di beni e servizi dovrebbe poi aumentare in funzione di quella che è la disponibilità di moneta. Da quando si incomincia a stampare denaro, vediamo che cosa succede sui mercati, esattamente quello che abbiamo visto. E il Bitcoin è ovviamente incluso in questo ragionamento. Lo stesso Bitcoin ha avuto questo grosso calo, che vediamo come piccolo, ripeto, nel 2020, e poi inizia questa enorme salita che tocca il massimo nel gennaio 2022. Questo per dire che cosa? Che aumenta il denaro in circolazione. Nella crisi del 2008 fu fatta la stessa cosa, fu aumentata la liquidità, il denaro a disposizione per far fronte agli enormi buchi che avevano creato alcune istituzioni bancarie. Di conseguenza la soluzione era stampare altro denaro per cercare di mettere una pezza. Quindi attenzione al discorso relativo ai cicli di mercato, all'halving di Bitcoin, perché spesso è anche collegato a quello che abbiamo visto sul mercato azionario. Sul mercato azionario assistiamo a cicli di mercato rialzisti e ribassisti, e ad oggi, dato che c'è anche attenzione al mercato delle cripto, spesso vediamo che c'è una correlazione. Magari gli indici azionari si spostano del 10%, le criptovalute salgono del 20%, del 30%, perché poi è tutto collegato. Se sale il Bitcoin, molto spesso salgono anche le altre criptovalute. Ok, allora, vediamo se... Ok.
A questo punto passiamo a quello che riguarda la parte degli scam, delle truffe. Perché che cosa succede? Nella fase di estremo rialzo cresce l'ottimismo ed è una profezia che si autoavvera. Le persone hanno più fiducia, cominciano a comprare senza rendersi conto di fatto di cosa stanno comprando e quindi, senza ragionare, magari continuano a seguire questa fase di mercato rialzista, però senza una strategia, senza capire qual era per magari la stagionalità, qual era il ciclo di halving e dove, secondo la storia fino a quel momento, perché il futuro non lo conosce nessuno, poteva convenire prendere profitto, o quantomeno qual era il periodo peggiore per cercare di entrare e non tantomeno diventare ricchi, cercare di trarre profitto, o capire cosa si stava acquistando. In preda a questa scia di ottimismo, nascono tantissimi progetti, specialmente cripto, che hanno grosse oscillazioni di prezzo, e chi le conosce tende alcune volte a pubblicizzarli, o comunque a far notare che esistono dei grossi cambiamenti per cercare di attrarre altre persone verso un sottostante che, ripeto, non ha alcun valore. Questi scam, queste truffe, sono accumulate da alcuni punti. Vediamo quali sono. Normalmente abbiamo il sito del progetto, dei rendimenti garantiti che non esistono, nessuno è in grado al mondo di dare rendimenti garantiti se non stipulando delle obbligazioni con titoli di Stato, ma siamo in un altro settore, e lo Stato può anche fallire, quindi esiste sempre quella possibilità. Qui stiamo parlando di criptovalute, quindi nessun progetto cripto può dare effettivamente rendimenti. Il rischio è molto alto. E poi dobbiamo vedere chi c'è dietro a questo progetto. Di Bitcoin non sappiamo chi è stato Satoshi Nakamoto, di Ethereum conosciamo il fondatore, e ovviamente esistono diverse community che sviluppano dietro e cercano di creare applicativi, come quelli tra l'altro che andiamo a vedere. Alcuni a fini positivi, che possono dare una mano, come alcuni applicativi di finanza decentralizzata a cui arriviamo tra poco, altri che servono solamente magari a spillare soldi a persone che non conoscono il tutto. Facciamo un esempio diretto che ho vissuto in prima persona, in cui mi veniva chiesto, avendo il canale YouTube, di pubblicizzare un progetto scam che di fatto poi, come vediamo, è andato molto vicino allo zero. Ok. Sul sito di ogni singolo progetto, ogni criptovaluta ha un suo sito di riferimento, il Bitcoin stesso lo ha, cioè bitcoin.org, dove possiamo leggere il white paper è il documento dove viene annotato tutto il funzionamento, comunque le informazioni più importanti relativamente al progetto cripto che in quel momento viene pubblicizzato, viene rappresentato da quel sito, quindi la parte economica, quanti token esistono, qual è l'inflazione di questi token, se c'è una parte di deflazione come Ethereum, che è la seconda criptovaluta, può vivere in determinati momenti con il passaggio a proof of stake citato stamattina, e da lì si può cominciare a studiare effettivamente, magari ho notato del valore in termini tecnici su un progetto in ottica informatica, perché magari sono un ingegnere informatico e riesco a capire che quella cosa può avere un seguito, un utilizzo, un valore, e quindi cerco di capire bene quali sono i meccanismi che regolano l'offerta e il funzionamento di tutto il meccanismo. Quello che è disponibile sul mercato poi è chiamato tokenomics, quindi io decido di creare sulla blockchain di Gabriele 100 token, quella che stavamo creando poco fa, e devo decidere come verranno distribuiti questi token, se li ho tutti e 100 io, quindi ovviamente il valore sarà quello che gli posso attribuire molto relativamente io, lo so, compro e vendo solo io, non c'è un valore ben definito, o se esistono i token da mettere sul mercato che le persone possono scambiare liberamente, perché il prezzo di Bitcoin, così come tante altre criptovalute, è regolato solamente dal mercato. Oggi Bitcoin costa $28,000 perché c'è qualcuno che sta comprando a quel prezzo. Se tutti quanti vendono, ovviamente il prezzo potrebbe abbassarsi, come schizzare se vengono incrementate le posizioni long, se ci sono tanti acquisti. E negli ultimi tempi il mercato azionario e i movimenti della banca centrale hanno influenzato in modo molto più pesante rispetto al passato i movimenti del mercato cripto, cosa che prima non accadeva. Come se ci fosse un riconoscimento di quello che in teoria è un asset. Poi c'è un'altra frase citata molto spesso in questo mondo, magari inserita anche sui riferimenti dell'associazione, che è do your own research. Se ci sono dei dubbi personali, dobbiamo cercare di farci sempre una nostra idea, quindi cercare sul web informazioni per cercare di capire sempre al meglio in cosa stiamo comprando, perché quella cosa ha valore, ed è un concetto che ripeto più volte, perché quando l'investimento in termini emotivi comincia a calare, le persone molto spesso, se non sono abbastanza temprate o non conoscono quel mondo, tendono ad agire in modo irrazionale. Di conseguenza, vendere quando non è il caso, magari sui crolli precedenti di Bitcoin, se si aveva compreso di fatto che poteva esserci del valore sui Bitcoin, o viceversa, comprato solo per speculazione. L'esempio che facciamo prende anche dei dati su quello che è disponibile online. Queste sono schermate di CoinMarketCap, che alcuni di voi conosceranno, che è un sito, si chiama CoinMarketCap, ce ne sono vari,
dove è possibile prendere dei riferimenti e dei dati di mercato relativi alle varie criptovalute. Ci sono dei riferimenti sul Bitcoin, questo è aggiornato praticamente a ieri sera. Ci tenevo a prendere l'ultimo prezzo perché in questo momento stiamo avendo una fase di rialzo. Vediamo che ha notato l'ultimo prezzo, qual è ovviamente la forbice di prezzo delle ultime 24 ore per capire qual è ovviamente la volatilità, il cambiamento di prezzo, quindi ieri in serata era più 4%, ci sono dei valori che noi, a cui dobbiamo prestare particolare attenzione, specialmente quando troviamo dei progetti che possono magari avere del potenziale, ma hanno bassa capitalizzazione. Dobbiamo guardare la market cap. E non solo, la market cap è il controvalore totale di tutti i token in circolazione. La circolazione la vediamo qui, vediamo quanti token esistono, quella di Bitcoin chiaramente è sempre in incremento, fino a che non arriverà al massimo 21 milioni, ma non so neanche se saremo ancora vivi, e di fatto possiamo vedere anche qual è il volume. Il volume è il totale delle transazioni che vengono fatte le ultime 24 ore. Io posso avere una criptovaluta che vale $10, ne ho 1000 o 10.000 dollari, ma se non c'è nessuno che me la compra a $10 a quel prezzo, io solo sulla carta ho di fatto quel denaro. Non posso convertirlo perché non c'è nessuno che me lo compra. Il volume è di riferimento, perché spesso i progetti scam o i progetti truffa non hanno questo riferimento, non hanno la pagina su CoinMarketCap, e se ce l'hanno hanno dei volumi bassissimi. Che significa che nell'arco di una giornata vengono scambiati $40.000 di token, che può sembrare una cifra alta, ma è bassissima. Nel momento in cui faccio un'operazione da 1000, non riuscirò mai a vendere a quel prezzo, all'ultimo prezzo mostrato, ma dovevo vendere una parte a $10, una parte a 9,8, una parte a 9,6 in base alla domanda in quel momento. Quindi fondamentale prendere i riferimenti anche sul progetto, c'è un riferimento del sito qui in alto a sinistra e poi ci sono anche schermate relative ai mercati, ovvero dove posso scambiare quel determinato token. Se il token di quel progetto incredibile tipo Hyperfund di cui abbiamo parlato prima, ripeto, semplicemente uno schema Ponzi, posso scambiarlo solo sulla loro piattaforma, devo già cominciare a mettermi in allerta, devo fare delle ricerche per capire effettivamente dove posso andare a ricavare gli eventuali anche profitti che mi porta la piattaforma. E allo stesso modo, se sto perdendo e voglio accettare la perdita, perdere il 20% di quello che ho investito, ci deve essere qualcuno che mi dà quel 20% in meno del controvalore che però io recupero e quindi esco da quel progetto, da quell'investimento. Un altro riferimento che ho preso è quello di Pluton, che è una carta che tratterò prossimamente sul canale YouTube, che permette di avere un cashback. Negli anni precedenti ho trattato quella di Crypto.com, che qualcuno conoscerà come piattaforma, e permette di fare degli acquisti, quindi vado giù al bar e mi compro il caffè di prima, di cui facciamo riferimento, e prendo il 3% di cashback sulla transazione in blu, in token blu. A un certo punto questo cashback dovrà essere realizzato, esistono delle regole sull'erogazione, esistono delle regole per scambiarlo, esistono delle regole che sono state messe a punto. Si possono leggere, si possono consultare e si può capire se conviene o meno magari aderire a quel servizio, che di fatto richiede di versare del denaro, però come se fosse un conto corrente. Non posso comprare i token per speculazione, però verso i conti lì sopra, vado al bar, pago il mio caffè e ho speso il denaro come avrei fatto col mio conto corrente principale. Rischio quale può essere che la piattaforma salta e i 100 euro che ho depositato lì sopra per pagare con la carta spariscono, perché ho versato su un conto corrente che poi magari non dà più liquidità. Per questo hanno fatte delle verifiche, la società però esiste e è avviata, di fatto potrebbe avere un riferimento. Quindi si legge il white paper, si fa l'analisi, si capisce se quella cosa ha senso oppure no. Da lì si possono anche dare delle conclusioni personali per dire vabbè, questo token costa troppo, vale troppo, non aspetterò se lo voglio acquistare, perché detenere questo token dà dei vantaggi, gli viene attribuito un valore indiretto, ad esempio. Qui posso notare che esiste una market cap, posso notare che esiste uno scambiato più o meno decente, quindi se ho speso 300 euro e ho 9 euro di cashback e li voglio scambiare e prelevare sul mio conto corrente, più o meno posso farlo. Nella parte dei mercati, che è presente su CoinMarketCap, posso vedere per ogni singolo exchange quali sono i volumi, che tipo di coppie ci sono, quindi per cosa posso scambiare il token blu o che sia qualsiasi altro tipo di token, e quali sono i volumi negli ultimi 24 ore. Quindi capire se io voglio vendere o comprare, esiste un mercato dove effettivamente c'è attenzione. Ok. Per riconoscere le truffe abbiamo spesso dinamiche da schema Ponzi, come ho detto. Quindi ci sono persone che lo pubblicizzano, persone che vogliono farci iscrivere a questa piattaforma incredibile, che di fatto vogliono darci un codice. Vogliono che se poi ci iscriviamo e vogliamo buttare dei soldi all'interno, dobbiamo farlo tramite il loro riferimento, che sia un codice, un link o quello che sia.
Nel caso appena descritto, qui esiste un codice referral che vale $10. Nel caso di Bitcoin non esistono codici referral. Se si studia quello che è, magari si capisce che potrebbe avere un valore, magari si alloca l'1% del proprio patrimonio, ad esempio, in un asset speculativo come possono essere di fatto le criptovalute. Questo può valere con Bitcoin, così come con vari altri progetti. Ovviamente è tutto collegato anche in funzione del rischio. Chi acquista oggi Bitcoin a $28,000, guardando il grafico di prima e anche i cicli di mercato che abbiamo visto, potrebbe capire che effettivamente non è che andrà a 10 miliardi nel prossimo futuro, ma potrebbe oscillare nella forbice di prezzo che abbiamo visto. Nessuno lo sa, chiaramente. Ed è molto diverso da passare da $100 a $1,000 rispetto a 28.000 a 33.000. Ok, e di fatto un altro campanello d'allarme che ci può far capire che non stiamo esattamente mettendo denaro in una cosa perfettamente lecita è il fatto che bisogna bloccare il denaro all'interno. Quindi io investo €100 in questa roba e non posso recuperarli fino a, non lo so, tra 6 mesi, un anno, tra un mese. In cambio mi danno un rendimento, tuttavia se nell'arco di quel tempo salta la piattaforma io ho perso tutti i miei soldi automaticamente, perché chi ha creato questa piattaforma scappa col denaro, molto semplicemente. Se invece la tempistica finisce, quindi magari lo schema è all'inizio, ci sono persone che comunque, e poi si pubblicizzano per buttare altra gente dentro, chiaramente fanno importanti profitti e anche loro riscontrano dei guadagni, a scapito di tutti gli altri che sono entrati successivamente però. Quindi a fronte del blocco del capitale dobbiamo stare attenti, analizzare anche perché Ethereum come seconda criptovaluta ha inserito il proof of stake, che è un meccanismo molto similare. Io blocco i miei Ethereum, quindi non sto parlando di bloccare euro, dollari, quella particolare criptovaluta la blocco per un certo periodo di tempo, viene utilizzata per un meccanismo specifico, ovvero convalidare le transazioni e fare in modo che quello che abbiamo visto prima funzioni, così come lo fanno i miner su Bitcoin con il proof of work. Lo meccanismo dello staking si chiama, permette di ottenere rendimenti sempre in Ethereum o nella criptovaluta nativa del meccanismo. Ci sono varie criptovalute che hanno questo algoritmo di consenso, quindi convalidano le transazioni basandosi sullo stake, sul blocco dei capitali da parte degli utenti. Attenzione ai codici invito e ovviamente che tipo di bonus danno questi codici invito, perché se io invito una persona e lui mette dentro €1,000 e io prendo €150 rispetto ai $10 citati prima, c'è un po' di differenza. Nel meccanismo di prima non c'è un riferimento a metti tot, puoi farti la carta per comprarti il caffè o comprarti la macchina, a me non interessa. Cerchiamo sempre di capire se esiste un servizio vero. I capitali che inserisco all'interno, i 10 euro che metto dentro, sono utilizzati in qualche modo? Vengono investiti dalla società? Il servizio che mi danno ha senso? Non ha senso? È importante capire tutto questo meccanismo. Ed è lo stesso tipo di parametro, di principio, vale anche poi sul mercato tradizionale, sul mercato azionario e non solo, quindi nell'arco degli investimenti. Dai Bitcoin magari ci si avvicina ai motivi speculativi, dalle dinamiche di mercato si può anche capire come funziona il mercato tradizionale. Richiede tantissimo studio e tanto interesse, però ci sono molte spiegazioni, come abbiamo visto, sia nei cicli di mercato, sia dal fatto che ci sono dei parametri oggettivi come quelli della creazione del denaro. Riferimento al caso Terra Luna, quello che abbiamo citato prima, la stablecoin detenuta, quindi io compravo gli UST, esiste la criptovaluta Terra che è arrivata fino a $100 di controvalore e UST che era una stablecoin ancorata al valore del dollaro, io compro €100 di UST in base al cambio euro dollaro del momento, li metto all'interno della piattaforma DeFi, in questo caso di Terra Luna, e ottengo un rendimento del 20% sui miei soldi. Quindi facendo il 20% all'anno, diciamo che siamo più bravi del miglior investitore sul pianeta, perché avere questi rendimenti, nessuno al mondo può garantire rendimenti certi di questo tipo. Finché continuano ad arrivare capitali questa cosa è sostenibile, quindi io giorno per giorno vedo che il mio nuovo saldo aumenta e a un certo punto però cosa succede? Che crolla tutto, c'è volatilità, questo è il livello di prezzo di $1, a un certo punto c'è un punto di rottura in cui salta l'intero schema e come vediamo ci sono delle oscillazioni perché ci sono persone che credono che la stablecoin possa tornare a $1 di valore e quindi stanno comprando a spunto in queste candele, diciamo. Tuttavia non c'è alcun sottostante, di conseguenza la moneta perde rapidamente di valore e nell'arco di pochi giorni arriva praticamente anche sotto al centesimo di dollaro, quindi perde più del 99% del suo valore, significa praticamente andare a zero. Il rendimento atteso in questo caso non è sostenibile
e parliamo sempre di denaro collegato a una stablecoin, quindi in qualche modo, tra virgolette, liquido. Prima ho parlato di stake, ma lo stake mi dà un rendimento sempre nella criptovaluta, quindi io sono esposto al rischio di quella criptovaluta. Se l'Ethereum dovesse andare a zero e io ho messo vincolato dei miei Ethereum per ottenere dei rendimenti, comunque il mio controvalore in moneta fiat, in dollari o euro, sarà comunque zero. Come veniva generato in parte questo rendimento? Facendo delle operazioni di prestito con determinati tassi di interesse pagati dagli utenti. Detenendo alcune criptovalute, era possibile metterle a garanzia per ottenere una nuova liquidità, quindi degli UST, dei dollari che io magari avevo depositato. Terra Luna magari valeva 100 dollari, io magari ho 10 Terra Luna o 1000 dollari, posso metterli a garanzia, quindi depositarli nella piattaforma e fare uno smart contract per prendere in prestito 600 dollari. Se il valore di Terra Luna scende del 40% e quindi va a 60 o anche meno effettivamente, io sarò richiamato a pagare il mio prestito, quindi la piattaforma si prende in garanzia i miei token. Io non ho più il controllo su questi token perché ho fatto un contratto digitale che li impegna per ottenere dei soldi in prestito, quindi ho 600 dollari. Questi 600 dollari posso metterli sulla carta per spendere in cripto, andare al bar e comprarmi 600 caffè. Finisce la storia perché io non ho più, devo ripagare il prestito per riottenere i token che ho messo a garanzia. Questa roba si può fare con lo stesso tipo di meccanismo similare anche con gli asset azionari, ad esempio, per ottenere nuova liquidità dal mercato. Tuttavia, se gli investimenti che io metto all'interno, quindi gli asset, perdono di valore, il banco, in questo caso quello che mi ha concesso il prestito, mi chiama e mi dice: guarda, il tuo investimento non vale più 100, vale 60. Io ti ho prestato, non vale più 1000, vale 600. Io ti ho prestato 600. Quindi ora facciamo due cose: o mi dai altri soldi da mettere a garanzia, altri asset, oppure perdi il controvalore e il banco vende a mercato quegli asset. Quindi recupera i soldi che ti ha prestato col tasso di interesse applicato. Il meccanismo è similare e quindi vediamo che alcune possibilità di prestito richiedevano, a seconda della domanda, poi un alto tasso di interesse, perché era possibile creare un meccanismo diciamo di forte esposizione e speculazione. Che cosa ho? Questo è un pochettino più complesso, questa si chiama strategia DeFi. Avendo queste piattaforme era possibile prendere in prestito più asset e ridare in prestito gli asset presi in prestito in un circolo vizioso finché non si assottigliava il tutto. Cosa succede? Io ho dei dollari, recupero, li do in garanzia, prendo della criptovaluta in prestito che deposito su una piattaforma in cui posso prendere in prestito altri dollari. Rimetto i dollari all'inizio del meccanismo e quindi praticamente dalla stessa posizione di 1000 dollari io posso prendere in prestito cifre superiori. Ovviamente questo funziona nel momento in cui il mercato va nella direzione giusta e non crolla tutto. Se qualcosa comincia a oscillare molto velocemente, io da che ho depositato li posso trovare a zero, perché le cose che ho dato a garanzia scendono di valore così velocemente. Questo si chiama effetto leva, quindi quando utilizzo la leva, se l'asset scende del 10%, io l'ho preso in prestito tre volte, io sto perdendo il 30%, vengo liquidato automaticamente e quindi perdo tutto. Se il prezzo va verso l'alto va benissimo, perché gli asset che ho messo a garanzia coprono perfettamente il prestito, posso continuare a tenere più tempo e a tenere in vita questo meccanismo. Se io prendo altri dollari in prestito e li metto alla percentuale di rendimento annuo che abbiamo visto prima, di fatto ho 1000 dollari ma ne sto utilizzando 1600 per esempio per guadagnare gli interessi, bellissimo praticamente. Se il meccanismo salta perdo tutto molto più velocemente, quindi ho ancora meno tempo per magari chiudere questi prestiti e recuperare quello che rimane. E lo so, è complicato, però questa è la parte più complicata, comunque, questa qua. Quindi questo tipo di meccanismo ha portato in parte anche al collasso di tutto questo sistema da parte delle criptovalute. È un progetto cripto, aveva dei meccanismi standard dal punto di vista della truffa, però finché funzionava tutti quanti dicevano che era tutto bellissimo. Ovviamente poi quando è saltato, ah no, ma quello era facilissimo capire che era una truffa. Molte volte non è così. Questa è l'implosione di fatto di quella che oggi si chiama Terra Classic, perché poi è stata creata un'altra criptovaluta che ha un valore comunque bassissimo, quindi come vediamo ci sono delle fasi di rialzo, di ribasso, seguendo anche quello che è il mercato delle cripto, e a un certo punto ovviamente collassa tutto e quindi arriviamo al di sotto al millesimo di dollaro, neanche sotto il centesimo. FTT è il token di FTX, che è la piattaforma di cui ho parlato prima, è un exchange. Gli exchange hanno una propria piattaforma, un proprio token di riferimento molte volte, come Binance, che vediamo qua davanti. Tramite quel token, o nel caso dei blue che ho citato prima, si possono avere dei vantaggi che possono essere monetari e non. FTX ha fatto una cosa, diciamo,
cercando di riassumere, è un po' più complessa, però semplicemente ha utilizzato questo meccanismo del prendere in prestito denaro utilizzando i propri token. Qual è la particolarità però di questo meccanismo? È che se io sono FTX e posso prendere in prestito i dollari col mio token e io posso creare i token, ovviamente io li creo, li metto sul mercato, qualcuno mi fa il prestito e mi prendo i soldi. A un certo punto posso utilizzare questi soldi magari per comprare al mercato il mio token e quindi farlo crescere di prezzo, aumentando l'attenzione e innescare magari una fase di rialzo o quantomeno di stabilità. Esistono persone, esiste un pubblico che magari sui ribassi, eccetera, cioè, tenta di gestire il prezzo di questo asset del token. Oltre a questo meccanismo, oltre a dare i benefit agli utenti della piattaforma che ne detenevano una parte. Chi ha utilizzato gli FT all'inizio e poi magari li ha venduti con un criterio anche riscontrato dei profitti, il meccanismo è lo stesso, perché FTT come token, come storico, ha seguito lo stesso modo le fasi rialziste di mercato con grandissime oscillazioni. A un certo punto il tutto è saltato, in preda anche all'emotività di un thread scoppiato su Twitter dopo un tweet del capo di Binance, che è il primo exchange al mondo, e quindi sull'ottica del panico, sull'ottica dell'emotività estrema, nel giro di 2 giorni chi aveva soldi su FTX ha perso tutto. Chi è riuscito a prelevare si è salvato, che siano criptovalute o fondi fiat, quindi euro o dollari, e la fine che ha fatto è stata questa. Poi ci saranno inchieste, ci saranno procedimenti penali verso chi dirigeva la piattaforma, però di fatto ad oggi sono passati 5 mesi, chi purtroppo aveva soldi lì sopra per il momento non ha potuto recuperare nulla. Quando sono emessi i problemi di liquidità del token FTT, c'è stata ovviamente una vendita di massa e c'è stata una enorme volatilità. Ci sono persone che hanno guadagnato $1 milione su FTT, ci sono alcuni screen online, aprendo una posizione short, quindi prendendo in prestito i token e vendendoli a mercato, però di fatto la piattaforma non esiste più. Quindi ho fatto l'operazione short della vita, ho speculato alla grande, sono diventato ricco, ma non posso prelevare niente perché la piattaforma non esiste, non ci sono soldi al di sotto. Quando troviamo progetti che possono essere etichettati come rivoluzionari, incredibili, pubblicizzati come se fosse la soluzione della vita, dobbiamo stare sempre più attenti, perché di fatto, assieme ai segnali che abbiamo visto prima, possono esserci dei grossi campanelli d'allarme per evitare completamente anche di allocare piccole cifre per scommesse o capitalizzazioni, perché come abbiamo visto, investo in Bitcoin o comunque compro Bitcoin per speculazione, può esserci una certa differenza, cambiamento di prezzo. Se investo su progetti microscopici con basse capitalizzazioni, il prezzo può cambiare enormemente, però allo stesso modo possiamo andare a zero. Il rischio è sempre collegato. Dobbiamo cercare di analizzare sempre in modo oggettivo e avere una strategia di uscita, o una strategia in generale, ovvero ho visto che il Bitcoin ha quel tipo di stagionalità o comunque di cicli dall'halving, perfetto, allora decido di allocare una porzione del mio capitale, se secondo me è una cosa che ha valore, perché potrebbe essere una truffa enorme, non lo sappiamo, e non lo so, compro 100 euro di Bitcoin ogni mese, compro 10 euro di Bitcoin ogni mese e poi magari li vendo quando teoricamente il mercato potrebbe raggiungere quella parte alta l'anno dopo l'halving. Stamattina è stato citato come evento, quello è un evento di stagionalità, viene seguito anche sui mercati tradizionali, quello potrebbe essere un riferimento, ma in questo caso ho una strategia e devo attenermi a quella, perché quando si vede che tutto va verso l'alto ci sentiamo molto bravi, degli investitori molto intelligenti, diventeremo ricchi, eccetera. Il 100% delle volte non è così. 100% delle volte. E anche per vissuto in prima persona, purtroppo ho diversi amici che sono entrati nel mercato cripto senza conoscere alcune dinamiche o altre cose, che purtroppo hanno perso denaro alla fine, si trovavano con posizioni speculative abnormi su monete che nemmeno conoscevo, che salivano chiaramente, però nel momento in cui dici guarda ok, prendi una parte di profitto, gestisciti, non lo so, cerca di bilanciare il rischio, ti veniva detto di no, perché fino a quel momento chiaramente una persona in preda all'euforia, si suol dire, e non vuole vendere perché non ha chiara una strategia. Questo vale sia sulle criptovalute sia sugli investimenti tradizionali. E come ho citato, c'è la parola FOMO, che è Fear of Missing Out, ovvero la paura di perdere il treno. Quando tante persone stanno guadagnando, quando i mercati sono al rialzo, è un meccanismo che si autoalimenta finché non si ferma e comincia a scendere pesantemente, perché ci sentiamo fuori dall'opportunità e non vogliamo perdere il treno, quindi magari agiamo in modo inconsapevole. L'esempio che faccio è di Swap Tracker, farò vedere chi è il CEO di questo progetto, probabilmente qualcuno l'avrà visto online, e ci sono anche i messaggi della chat che ho seguito praticamente su Instagram con questi qua, mi hanno contattato per fare un video sul mio canale di questo progetto.
Ci sono vari tipi, vari progetti sul mio canale, società o comunque exchange crypto che ho utilizzato in prima persona, che mi hanno contattato per collaborare, sono sempre stati servizi, perlomeno che ho fatto vedere in prima persona e quindi ho mostrato agli utenti. Ovviamente in questo caso facciamo anche attenzione a chi come me è su YouTube, chi come me scrive articoli, anche se non lo guardiamo in faccia, perché possono esserci degli interessi o delle sponsorizzazioni dietro. Quindi cerchiamo sempre di farci una nostra idea. Allora, SwapTracker che cos'era? Questo è uno screenshot del sito, di fatto. Cosa permette di fare? Tracciare i profitti cripto in un singolo posto, in questo caso sulle piattaforme DeFi. Le piattaforme DeFi possono essere exchange decentralizzati, lo spiego brevemente. Quando mi iscrivo sugli exchange di cripto come Binance o FTX che abbiamo visto, invio i miei documenti, quindi sono come se fossero un broker azionario per comprare asset, e loro sanno perfettamente chi sono. Quindi c'è scritto che Michele ha bonificato 10 euro e si è comprato i bitcoin. Poi i bitcoin possono essere prelevati, messi sul proprio wallet, cosa che bisogna fare assolutamente, perché come abbiamo visto gli exchange possono fallire nel giro di 48 ore, magari noi siamo in vacanza e non ce ne siamo neanche accorti. E, oppure posso passare per le piattaforme decentralizzate. Le piattaforme decentralizzate non ci chiedono documenti, richiedono una preparazione sul piano software superiore, bisogna utilizzare un wallet proprietario che vedremo dopo nella parte di workshop, e si possono fare operazioni, quindi scambiare token per cripto, quindi avere delle stablecoin, comprare i bitcoin, cambiare bitcoin con gli Ethereum e così via. Qui abbiamo il riferimento del contratto. Questo sito è fatto con un template che ne potevamo trovare un sacco nel momento di euforia di mercato. Quando ci sono i momenti di euforia, e probabilmente succederà un'altra volta, nascono progetti come funghi, tutti progetti rivoluzionari, e inevitabilmente una parte di capitale finisce lì, perché magari si tratta di persone che non conoscono bene come funziona il mercato o che quantomeno hanno poca esperienza. All'interno ci sono le feature teoriche del sito. Quindi vediamo dei riferimenti, stiamo facendo un software incredibile che rivoluzionerà tutto e può fare delle cose esagerate, però sono cose che non esistono, sono cose solo a demo, sono cose che non hanno un valore perché il prodotto sotto non c'è. Poi ti viene chiesto magari anche un investimento minimo, un riferimento a quello che puoi fare. Qui ci sono altre schermate, quindi cosa puoi monitorare le tue monete fiat, puoi gestire le altre blockchain come quelle di Ethereum o di Binance, la BSC, per gestire le transazioni e fare tracciamento di tutti i tuoi trade, quindi le operazioni che fai, tutto in un'unica piattaforma. Questo doveva essere il valore aggiunto. E poi ci sono le roadmap, dovrebbero essere anche indicate alcune volte sul white paper. Io ho fatto lo screenshot recentemente, ma la roadmap è ferma al Q4 2021, ovvero quando è stato lanciato il progetto. Ma stiamo al Q1 2023 e non è stato fatto nulla, ovviamente. E qui ci sono un sacco di cose fighissime, incredibili, che rivoluzioneranno il mondo della finanza e che ci permetteranno di diventare ricchi, quindi investiamo subito in questo progetto. E che cosa succede poi nel momento in cui andiamo a vedere chi c'è dietro? Qualcuno sorride, che lo vende, questo signore l'avete visto. Questa slide con il founder, questo ragazzo e quest'altro ragazzo, prima era sul sito, sulla home page, adesso questa qua l'ho recuperata solo sul white paper, anzi sul light paper, che è una versione ridotta. Questo è un altro campanello di allarme: se non c'è un white ma un light paper, significa ancora work in progress. Spesso dovrebbero esserci i profili LinkedIn, i riferimenti delle persone che stiamo finanziando, qui non c'era niente, per esempio. E anche sull'Hyperfund che ho citato all'inizio venivano fatte le presentazioni a cui sono stato invitato a mia volta, bastava fare una ricerca su CoinMarketCap per capire che i dati di queste presentazioni erano completamente fasulli. Quindi una ricerca veramente di 10 minuti, nonostante questo, persone anche molto più grandi di me purtroppo hanno perso del denaro. E magari hanno messo anche tanti soldi in meccanismi di questo tipo. La ricerca non deve essere solo su YouTube, perché se cerco SwapTracker su YouTube trovo copertine di questo tipo, che dicono, cioè, diciamo, non lascia spazio all'interpretazione, una moneta che potrebbe fare 100 per, ovviamente adesso vediamo che non ha fatto così. Attenzione quindi, anche se sono canali molto seguiti e altro, perché spesso dietro quei contenuti c'è una sponsorizzazione, c'è un pagamento, e ovviamente all'inizio del video viene detto, come faccio anch'io nei miei video, ragazzi, oggi vediamo questa cosa io la sto utilizzando, potrebbe avere senso, no, come ho detto all'inizio, non sono consigli finanziari, non mettete 10 euro qua sopra se non avete capito che cos'è e fate le cose con criterio. Questo è il valore del token di SwapTracker, che ovviamente non aveva senso di esistere perché la piattaforma non ti dava dei bonus molto relativi, lanciato alla fine del mercato rialzista, come vediamo, perché inizia il 17 o dicembre o novembre 2021, e quindi non c'è bisogno di argomentarlo.
Ovviamente chiunque abbia messo denaro all'interno ha pagato con altre criptovalute, che chi riceve, che ovviamente l'ente che ha creato quel progetto può convertire come vuole, quindi riceve del denaro. Questi sono gli screenshot della chat che ho fatto con loro, potete leggerli tranquillamente. Mi viene chiesto, è possibile mettere questo titolo? Possibile più 1000% su questa cripto urgente, che fortunatamente non è mai stato messo sui contenuti che ho fatto, anche perché facendo contenuti online possono anche darmi 100.000 euro per una cosa del genere. Io perderei tutta la mia credibilità, non guadagno cifre di questo tipo, chiaramente, nemmeno lontanamente, però di fatto butterei all'aria anni di lavoro. Una persona che perde di credibilità non ha mai senso, onestamente. Non bisogna buttare il proprio lavoro proprio a zero, anche per una cifra monetaria importante, non ha assolutamente senso. Dipende. Vabbè, non parliamo di miliardi, va? E poi lo utilizziamo per nasconderci, non ha neanche molto senso. Anche perché dopo non l'hanno arrestato. Dopo è quello lì di Terra Luna, quello che ha creato lo scam che abbiamo visto poco fa. Comunque... anche nei momenti in cui ti contatto gli dico guarda, devi mettere questo titolo, questa roba è incredibile, eccetera, se no non ti paghiamo, cioè, ho messo direttamente in modo trasparente tutta la chat proprio per dire che non ha senso. Quindi sempre vedere con criterio, perché magari io posso dire di no. C'è chi può dire di sì, lo abbiamo visto dalle copertine precedenti. E ovviamente loro non guardano a ho detto io sì o ha detto qualcun altro no, a loro serve che qualcuno parli di quella roba, perché il prezzo delle cripto in generale è molto collegato all'hype che c'è su quel progetto. Quindi può essere lo strumento rivoluzionario Bitcoin, può essere uno strumento che non vale niente, se c'è, ci sono persone, c'è una community dietro che magari senza capire inseriscono del denaro, di fatto il risultato purtroppo è questo qui. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi chiedo se ci sono delle domande. Rispondo già.